Ciao a tutte, benvenute e bentornate sul mio canale Fare e Disfare. Video all damn, quanto tempo è che non vado in questo negozio e che non giro un video? Mi sa parecchio, parecchio tempo. E sono riuscita finalmente ad andare, e anche perché mi servivano assolutamente i saponi per le mani, perché ero rimasta completamente senza, avevo finito la mia scorta, tant'è che ne avevo comprato uno all'Esse Lunga, che è questo, che devo dire è molto buono, ma praticamente costa il doppio di quelli di Balea. Per cui ieri, che era domenica, siamo andati a fare un giro e avevamo bisogno di altre cose, per cui sono andata lì, e anche perché volevo cercare il burro struccante che ho visto in un video di Elisabetta R, che mi ha molto incuriosito, visto che sto finendo un burro che mi aveva regalato Giulia. E mi trovo molto bene con i burri struccanti, mi piacciono, per cui volevo provarlo, ma purtroppo non c'era più. Ho chiesto anche alle commesse, ma mi hanno detto che tante volte arrivano pochi pezzi, quei pochi pezzi vanno a ruba e niente, quello non lo avevano e non sapevano nemmeno se sarebbe stato poi riassortito. Però sono riuscita lo stesso a comprare qualcosina. E inizio subito con delle cose mangerecce che ho trovato. Ho visto questi wafer, vediamo, gallette di riso, non è vero, ho letto waffle qua, ma no. Sono gallette di riso con copertura allo yogurt da agricoltura biologica. Ecco, questi io ne vado matta, a me piacciono un sacco queste gallette con questa copertura allo yogurt. E ho trovato, come sapete, di solito quando vado al Demmi porto sempre a casa il tofu. Questo è affumicato perché ho ancora quello alle mandorle, però a me piace molto anche questo affumicato, soprattutto per fare la simil carbonara, la pasta carbonara. E boh, per quanto riguarda le cibarie, erano solo queste. Cercavo anche una tisana, ma non, cioè non una tisana, un infuso, ma non sono riuscita a trovarlo. Ieri non trovavo niente, ma va bene. Passiamo alle cose di skincare e ho preso questo gel detergente. Questo non credo di averlo mai visto e neanche provato. Questo è con 10% di aloe vera, infatti gel detergente rinfrescante col 10% di aloe vera per pelli normali e miste. Libera la pelle da make-up e sporco, la idrata e la rinfresca. A me piace molto, mi piacciono molto questi gel detergenti. Lo uso molto spesso e mi trovo sempre bene. Vediamo, questo però è nuovo. Io avevo l'altro che era forse per pelli sensibili, adesso non ricordo, sempre di Balea. Ho ritrovato, e di questo sono felicissima, questo scrub, lo sugar scrub con brown sugar, lo zucchero di canna, vediamo se è zucchero di canna, sì, e i semi di chia o chia, insomma. Questo lo usavo un po' di tempo fa, un po' di anni fa, e poi non sono più riuscita a trovarlo, non c'era più. C'era quello, mi sembra, con l'arancia. Mi sembra con la vitamina C, con l'arancia, adesso non ricordo, però questo era favoloso. È cambiata la confezione, magari vi lascio la foto di come era la confezione, però nel vederlo ho detto no, è lui, è lui. E infatti sono identici e niente, me ne sono accaparrate due confezioni. Comunque sono, sapete, sono quelle che hanno. Sono due dosi e niente, stavo guardando, per pelli normali e secche con granelli esfolianti naturali, rende la pelle più uniforme e setosa con olio di girasole bio nutriente. E davvero, questo è favoloso, sono davvero contenta di averlo ritrovato. Spero di ritrovarlo ancora, perché comunque non è una limited edition, dovrebbe essere in gamma permanente. E se non ricordo male, un paio di anni fa, quando ero a Norimberga, anche lì c'era. O meglio, se non ricordo male, c'era la confezione vuota, però era la confezione di questo scrub. Per cui sono felicissima di averlo ritrovato. Passiamo adesso ai prodotti per i quali sono andata al DM, che sono i saponi per le mani. Ho preso, sì, tre ricariche e un flaconcino. Ho preso questo che è al cocco e pesca. Vediamo, cerco la scritta in italiano. Ambarabacci, eccolo qui, sapone al profumo di cocco e pesca, ricarica idratante. Eccolo questo. Io credo di non averlo mai,
di non averlo mai preso, non me lo ricordo questo. Vediamo, un'annusata, tanto poi anche se riapro poi so che li consumo. Mamma che buonissimo, la pesca si sente, la pesca si sente tantissimo, e poi in fondo un pochino di anche un pochino di cocco. Secondo me però la pesca è prevalente e devo dire che mi piace molto. Ho ripreso questo ginger and lemon, che ho anche il flacone da riempire. Questo è il zenzero e limone, questo sempre buonissimo, lo tengo qua in cucina perché per me è ottimo anche per togliere gli odori di cibo dalle mani. E ho preso anche questo, che anche questo secondo me è nuovo, io non l'ho mai visto, ma come sapete è tanto, come vi ho detto, è tanto che non vado in negozio. Questo è con magnolia e lampone, penso, perché ho visto il lampone, vediamo se lo riesco a trovare in italiano. Profumo di lampone e magnolia per, no, niente, c'è scritto per smaltimento, pensavo che ci fosse per pelli qualcosa, invece no. Ecco, questo invece è magnolia e lampone, voglio annusare anche questo. Li apriamo tutti, no, a parte quello, non ho aperto quello zenzero al limone perché comunque so che profumo ha. Buono, molto delicato. Buonissimo, buono, buono, mi piace anche questo, buono anche questo. E ultimo sapone, ho preso di nuovo questo per la cucina, infatti c'è scritto Küchenseife, non so come si dica in tedesco, ma va bene. Sapone liquido mani da cucina al profumo di limone, lime e melissa. Questo è ottimo, questo davvero toglie gli odori di cibo, insomma, quando cucinate, toglie davvero gli odori dalle mani ed è buonissimo. Ho preso anche due deodoranti, o meglio uno se lo è comprato mio marito, perché serviva a lui, è questo Felce Azzurra Fresh, questo con formula New, formula invisibile, e anche formula Hydratalk, idrata e assorbe con aloe vera. Ah, ecco perché mi ha detto c'è dentro l'aloe, era proprio felice che ci fosse l'aloe, ho detto va bene. questo dura 48 ore, no macchie, no alcol, l'ho già spruzzato prima per annusarlo ed è molto buono, mi piace molto, probabilmente glielo ruberò, anche se devo dire che io non amo molto i deodoranti spray, o meglio preferisco quelli roll-on, però non si sa mai. E ne ho preso uno anche per me, ho preso anche io un deodorante che fa anche un po' da profumo, incuriosita da diversi video di ragazze qua su YouTube che ne parlavano e ne parlavano molto bene. Ed è questo, Malizia Profumo d'Intesa, l'Animalier. E a me non piace, me lo sono spruzzata e ho dovuto andare a risciacquarmi, anche mio marito ha detto no, non è buono, per cui ecco, manco a lui piace. E niente, lo userò per deodorare il bagno oppure lo regalerò, non lo so, vediamo. Mi dispiace perché ecco, questi profumi mi ricordano quando ero giovane, molto giovane, mi sa che lo usavo anche, adesso non ricordo quale fosse, ma devo averne usati, forse anche un paio li usavano, perché allora andavano tantissimo. Per cui ecco, niente, questo peccato, vabbè. E con questo ultimo, prodotto il mio video è terminato, questo haul è terminato, abbastanza piccolo, non ho comprato tante cose. Come avete potuto vedere, mancano le maschere, non ne ho prese perché in questo periodo ultimamente non ne stiamo facendo, non ne sto facendo io, ma neanche Giulia, che di solito ci diamo corda vicenda, magari se non ha voglia lei, le dico dai che la facciamo, allora anche lei viene voglia e viceversa, invece in questo periodo non ne stiamo facendo, per cui ne ho davvero tante ancora qua in casa e mi sembrava assurdo prenderne delle altre. E per cui niente maschere in questo Old M, niente maschere, è un po' strano. Vi ringrazio sempre per essere rimaste qui con me, per i commenti sempre molto carini che mi lasciate. Sono felice di quando appunto riesco a avere questo contatto con voi. Vi mando come sempre un bacio grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!